Buongiorno e bentrovati. Oggi siamo di nuovo con Fabiano Massimi con il suo libro Le Furie di Venezia. Fabiano è uno scrittore molto particolare perché prende casi della storia e li trasforma in romanzi gialli. Non oserei dire thriller perché la fine è più o meno nota, anche se in qualche modo poi la fine che ci propone è stupefacente. In questo caso, dopo essere passati dalla Germania, con le prime due avventure del ex commissario Sauer, siamo arrivati a Venezia, dove comunque siamo nel 1934 e Hitler e Mussolini si incontrano e nasce tutta un'azione per disturbarli, diciamo così, che porta però a una scoperta molto particolare. Sì, in effetti ha le movenze di un thriller, la fine è nota, ma non sono noti i passaggi, e poi anche sulla fine, non lo so, ci si può domandare fino alla fine se la fine sia proprio quella che ci è stata raccontata. Il romanzo gioca sulle aspettative e non ci si aspetta di conoscere in questa maniera, credo, una storia incredibile, dimenticata, la storia della donna più pericolosa per Benito Mussolini, del più grande segreto, anzi, i due più grandi segreti di Benito Mussolini. Perché mentre lui era in piazza San Marco a incontrare per la prima volta Hitler, in laguna a Venezia, era nascosta su un'isola la donna più pericolosa per lui, il suo pensiero fisso, la donna che per prima lo aveva amato e aiutato, la donna che lui aveva sposato in segreto, la prima moglie poi dimenticata e poi cancellata di Mussolini, Ida Dalser, la prima moglie e la madre del primogenito maschio, anche lui cancellato, di Benito Mussolini. Ecco, tu fai una ricostruzione storica molto precisa di tutti i fatti e della grande storia, quella con la S maiuscola che gira intorno a questa vicenda. E ci sono due investigatori che tornano, investigatori seriali che sono tuoi, ce li vuoi raccontare? Qui tornano i miei detective Sauer, Siegfried Sauer e Mutti, Helmut Forster, detto Mutti, che già in due romanzi hanno incontrato casi del genere, due misteri che non erano mai stati indagati e io usando le fonti sono andato a cercare. Sembra che poi più lo fai, più ti vengano a cercare loro questi misteri. E così la storia di Ida Dalsere e del figlio, anche se è venuto a cercarmi, e allora in questi casi cosa fai? Rimetti in campo la stessa squadra. Una storia d'amore vera, nel senso che tu hai recuperato anche cose già note, ma probabilmente dimenticate, tu le hai sistemizzate, diciamo, e le hai portate nel tuo libro, la corrispondenza fra Benito Mussolini e Dalser. Lui le scrive: ti ho nel sangue, mi hai nel sangue, cioè molto appassionato. Mi intriga lei, donna molto intraprendente, che però si è completamente annullata, per servire il duce. Questo, mio caro, è il mistero della passione d'amore, della passione amorosa, dell'ossessione addirittura. Lui amava sinceramente Ida Dalser all'inizio? Credo di sì, dai toni dei messaggi, delle lettere, dall'intensità. Lui la sposò comunque. Quando lei ebbe il figlio, lui riconobbe il figlio, addirittura riconobbe loro una pensione. Quando già nel frattempo lui si era risposato ufficialmente, primo matrimonio, con donna Rachele, che gli aveva dato una bambina e poi un altro maschio che divenne il primogenito ufficiale. Ma lui fece sempre tutto quello che poteva per proteggere in qualche misura sia il segreto, sia però la donna e il bambino. Il problema è che la donna, Ida Dalser, non accettava di essere scartata. Lei sapeva di essere stata e voleva continuare a essere la più amata, per usare le sue parole. E addirittura sognava una cosa impossibile, sognava che Mussolini ripudiasse Rachele, che è un istituto giuridico che in Italia non esisteva nemmeno, e tornasse da lei. Questa impossibilità che lei fece principale guida della sua vita la portò alla perdizione. Una donna molto ricca che ha disfatto il suo patrimonio, che aveva costruito con grande sagacia e intelligenza imprenditoriale per dargli una mano e per proteggerlo nei momenti peggiori. Il popolo d'Italia venne fondato sui soldi di Ida Dalser, che era nata povera, ma con la sua capacità incredibile di farsi amare dalle persone e poi anche di subodorare strade, piste, riuscì a creare un vero capitale. Era ricca, ricchissima. Se ne andò in Francia a studiare medicina estetica e tornò in Italia e aprì un salone a Milano dove le grandi signore facevano gara per andare. Era ricca, era famosa, aveva tutto, ma cadde nella tela dell'amore appassionatissimo di Mussolini e per lui dilapidò tutto. Alla fine si ridusse in povertà. Lei e il bambino vivevano in camera d'albergo.
prima che qualcuno non iniziasse a dargli una mano, ma per orgoglio, anche quando avrebbe potuto accettare soldi per poi tacere, lei non accettò, perché lei voleva tornare a essere la più amata. E non ce l'ha fatta, tanto che invece, questa è verità storica, è stata internata in un manicomio. Ecco, diciamo che i manicomi per il regime erano peggio della galera, nel senso che erano il posto dove spedire e annichilire fino alla morte personaggi, diciamo così, scomodi di tutti i tipi. Usato in maniera massiccia come strumento di repressione politica e di confino, quando non si poteva utilizzare il confino fisico, perché lei, per esempio, venne prima confinata geograficamente al sud, ma tornava sempre. Fu mandata a Caserta, a Roma, a Firenze, ma tornava sempre. Quindi alla fine la internarono, le tolsero il bambino, la internarono. E passò 15 anni della sua vita su un'isola e poi nel manicomio di Pergine a Trento, sull'isola di San Clemente a Venezia e poi a Pergine. E lì morì. Ma la cosa terribile è che la stessa sorte sarebbe toccata a qualcun altro, molto vicino a entrambi. Come sempre nei tuoi romanzi, il protagonista è anche la città in cui si svolgono. Tu a Venezia hai raccontato magia e suggestione e anche il lato oscuro di Venezia. Perché questa scelta di far diventare un protagonista la città? La protagonista principale della prima metà è la città di Venezia. E dico protagonista perché non sono sfondi, sono personaggi. Alcune cose possono capitare ovunque, ma altre possono capitare solo in certi luoghi. E solo a Venezia poteva capitare questa cosa. Solo in una laguna costellata di isole che sono state nella storia manicomi, prigioni, lazzaretti, luoghi in cui il mondo esiliava i diversi, i malati o i pericolosi. Si dice che la letteratura sia un antidoto contro le malattie della vita. Ci dai un paio di pillole suggerendo due libri da leggere? Sono sicuro che sia così, te ne suggerisco tre. Un primo, en passant, si chiama Curarsi con i libri e consuona con quello che mi hai appena detto. Le Furie di Venezia sono una storia d'avventura, un thriller, ma sono anche una storia d'amore, per cui vi consiglio un thriller e una storia d'amore e sentimenti. Il thriller è Adrian McKinty, The Chain, invece per la storia non thriller, la storia, diciamo, non di genere, di sentimenti, d'amore, di umanità, Kent Haruf. Il suo capolavoro è Il canto della pianura. Grazie Fabiano per essere stato con noi. Grazie alla provincia, grazie a tutti voi. Buona giornata.